Bella raga, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come potete vedere non siamo in officina ad Attilio, ma a breve saremo in officina ad Attilio a prendere finalmente il KTM per farci sta benedetta prima endurata. Adesso sono fuori da WD Racing, voi non potete vederlo, ma qua davanti a me c'è il negozio, perché sto aspettando Stefano, dato che sarà proprio WD Racing a darmi gli stivali d'enduro, i pantaloni, le varie cose, protezioni. Per cui adesso non so cosa mi hanno procurato, tra poco lo vedremo. Per cui mi raccomando, andate a seguire WD Racing su Instagram, andate a seguire anche me se volete, iscrivetevi al canale, visto che una bellissima percentuale di voi non è iscritta e guarda comunque i video, per cui fatelo, a me farebbe piacere. Seguite anche Attilio. Sono arrivato fin troppo in anticipo, per una volta che arrivo in anticipo però meglio così. Ci vediamo tra poco dentro il negozio. Bella bro. Attenzione, ci sono anche i cerchi della Yamakina che portiamo via insieme a un po' di roba, sempre per l'YZ. Qua ci sono un po' di cose, anche gli stivali. Chiaramente io non mi sono fatto dare le cose nuove, anche perché per le poche uscite in enduro che farò sarebbe stato inutile farmi dare le cose nuove di pacca, sarebbe stato veramente uno spreco clamoroso. Il boss è ritornato, tanta roba. Queste qua sono le cose per l'YZ. Perfetto, vado a prendere la mia macchinina carina e caruccia. Fermi tutti, vi interrompo un attimo per parlarvi dello sponsor di questo video, ovvero Zen. Cos'è Zen? Non è altro che una carta con un'app dedicata, tramite la quale avrete accesso a un sacco di benefici. I più importanti sono sicuramente il fatto che ogni volta che acquisterete un dispositivo elettronico, tipo un telefono, voi avrete una garanzia di un anno inclusa se pagate con Zen. Poi c'è Zen Care, ovvero un programma di assistenza clienti. Come funziona? Vi smariscono il pacco, arriva difettoso, arriva rotto, qualsiasi cosa, Zen si occupa di risolvere per voi qualsiasi sorta di problema. GG. Chiaramente non c'è alcuna sorta di commissione quando fate acquisti online, per cui non si tengono percentuali o cose del genere. A proposito di percentuali, avrete anche la possibilità di usufruire del servizio di cashback, una cosa di cui si parla molto ultimamente. Acquistate da un sito e potete ricevere indietro una percentuale della somma che avete pagato. Su alcuni siti Zen vi offre la possibilità di ricevere un cashback fino al 15%. Diciamo che il più famoso e il più utilizzato è il cashback fino al 4% su AliExpress, per cui se volete comprare pezzi per moto, qualsiasi cosa, avrete il cashback fino al 4%. Vi lascerò qua da qualche parte a schermo due codici che vi permetteranno di ottenere il servizio gratuito per 60 giorni o 120 giorni. Vi lascio anche un link qua sotto in descrizione con anche il mio codice personale per ottenere ulteriori vantaggi. Adesso vado sull'app di Zen, in questo caso io caricherò di 20 euro. Adesso andiamo a prendere qualcosa al Mac. Ciao, grazie. Doppio clic, esce fuori la carta Zen. A posto, preciso. Grazie mille, ciao, buon lavoro. A sì. Posto. Perfetto raga, link in descrizione per andare a vedere tutte le varie info. Buona visione. Minchia, eccoci. Qua ci sono le due motorelle, anche se la mia è più bella oggettivamente, non c'è niente da fare. Belli oramai, complimenti. Regalameli. Lo specchietto? No, toglimelo lo specchietto. Visto che dobbiamo motovloggare, il mio casco è pronto già col microfono e tutto. Adesso metto la GoPro e il microfono anche adatti. Si vede che io lo uso in fuoristrada e te lo usi per strada. Montiamolo. Vediamo la professionalità per coprire i cavi. Sarei bellissimo da vedere. No, basta zio. Benissimo, ho montato GoPro, microfono eccetera eccetera. Là dentro c'è il microfono. Adesso mi vesto con le cose che mi ha dato WD Racing e siamo ready per partire. Tutti intutati. Guardate quanto è sobrio. Facciamo un po' di benzina al mio K. Giù 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 giù. Abbiamo constatato che Ivan non tocca. Abbiamo constatato che Ivan in realtà tocca benissimo. La mia fidanzata vorrebbe toccarci così sulla moto e va comunque molto meglio di noi. Niente, adesso stiamo per entrare in un fiume in secca. Partiamo perché mi si sta appannando tutto. Ok, allora quindi andiamo, let's go. Ok, adesso ci apprestiamo a schivare un po' di pozzanghere, che possiamo utilizzare il metodo classico di stare al centro, però dato che c'è Ivan conviene spostarci di qua, perché sennò va dentro nella pozzanghera di sicuro. Ok, adesso praticamente entreremo in un torrente in secca. Oddio, che spero che sia in secca, perché ieri sera io ho fatto una bella, un bel temporale. Qua c'è l'ingresso. No, zio! Aspettami qua un attimo che vedo se c'è dentro l'acqua. Io non ci passo mai, raga. Ma mai proprio nella vita io. Sì, è perfetto. Ok, sta tornando. Vediamo cosa dice. È perfetto, appena appena umida la sabbia. Tu adesso qua arrivi, vedi quel sasso lì un po' rotondo? Sì. Arrivi lì e t'appoggi col piede sinistro e devi andare dentro sulla destra. Ti troverai un letto di sabbia. Sulla sabbia tendenzialmente devi tenere un po' di gas, perché sennò t'affonda davanti e ti si chiude. Occhio ai boccioni grossi che magari ti scompongono. Nel momento in cui li vedi, ma capisci che è troppo tardi, vagli addosso. Dato che sai impennare, se ti capita di vedere qualche sasso grosso, salici sopra, esatto. Ho un po' paura. No, dai. Dai che ci passa un treno, su. Minchia, ce l'ho ancora dietro, grande Ivan.
Minchia, numero uno, Ivan. Tosta, ma è tutta così sabbiosa. Sei tipo la persona più brava che abbiamo portato qua dentro alla prima uscita, non sto scherzando. Minchia, mi va, dove cazzo vuole lei? Esatto, è normale. Quando ti trovi tipo i pezzi con i letti di sassi, così un po' più grossi di come sono adesso, cerca di piegare le gambe e far lavorare, sì, le sospensioni, ma far lavorare un po' anche... È entrato un ragno tipo dentro. Nel casco, te giura? Al massimo ti fa le uova dentro. Adesso ci sarà un po' da ridere, credo, perché qua c'è il tunnel e c'è un gradinetto da fare e Ivan non riuscirà a farlo di sicuro. Ovviamente, giustamente oserei dire. Oh! Vedi perché non ci tocca? Sei pazzo! Lo sai che ho appena detto che adesso ci sarà da ridere perché Ivan non sarà in grado di fare questo gradino e non ci sei neanche arrivato, mi sei caduto addosso. Sono impuntato sulla pedala. Allora, ostacolo base. Ci sono due modi per affrontarlo. Scende e spingo. Quello è il terzo modo. O cerchi di colpire con la ruota davanti l'ostacolo e utilizzare il ritorno della sospensione per oltrepassarlo. Oppure, prima dell'ostacolo, alzare la ruota davanti e superarlo. C'è una mezza regola. Finché l'ostacolo è abbastanza bassino, puoi farcela alzando solo la ruota, cioè facendo un'impennata. In questo caso, che è abbastanza basso, puoi fare sia nell'uno che nell'altro caso, vai di là ugualmente. Adesso fammi andare su a me e io mi metto lì che nel caso ti prendo. Vabbè, tanto di sicuro vado per terra, però ci sta. Hanno aperto il video per questo, fra. Ma infatti, quindi facciamogli vedere qualcosa di come si deve. Sei capace? Ma son caduto io. Per me sono progressi, non so come ho fatto sinceramente. Bravissimo. Grazie. Giuro veramente. Alla prima uscita ho sempre dovuto tirarle su io le moto qua. Qualche impedimento e via. Poi il problema è che quella disciplina qua del cazzo, più vai piano, peggio è. Tu pensi che andando piano tu... Ecco, sta lucidando un sasso. Ah no, ecco, si è divincolato il tronco di traverso. Minchia bestemmio. Lesson number 2. Devi cercare di non toccarlo con la ruota davanti. Quale? Questo tronco. Fammelo vedere. Devi cercare di impennare la moto. Alright. E quando arrivi con la ruota dietro sul tronco, devi avere abbastanza velocità per passarlo con il gas quasi chiuso. Perché se tu acceleri sul tronco, la ruota dietro ti va là in fondo e tu fai tipo la spaccata e vai per terra. Vedi cosa è successo? Vuoi una mano? Io lo sapevo che andava a finire così. Fantastico, meraviglioso. Aiutami, sei una merda di uomo. L'ho passato? No. Sì, e beh, metà. Sei a metà dell'opera, dai. Ma è tutta così sta roba. Ma va, è finito adesso. Super cheat. Questo l'ho filmato. Minchia, guarda dove è andata la manopola. Sto male. Ti ho fatto una cortesia professionale a sorpassarti questo ostacolo. Mica hai detto che erano finiti i problemi. Sì, quasi. Vai, lascialo andare. Vai così, vai così. Boh. Allora, questo è... Me l'ero dimenticato questo pezzo. No. Allora, è imperativo non cadere lì dentro. No, zio. Devi... No, torno io a prendertela. Devi spondare su e andare di là. Adesso vado dentro io, mi ride anche il culo se cado dentro. Ma ragazzi, ma siamo seri? Fratello, te sei bastardo, Aspetta che la porto un po' indietro. Ma sai che non so come fare a venire di lì a piedi? Aspettami lì. Devo andare a palla tanto, sto in piedi o sto seduto? Sto in piedi o sto seduto? No, non farla! Non fallo perché è scivoloso, cadi dentro. Oh! La prossima volta che facciamo enduro per la prima volta. Sì? Non portarmi a fare ste robe. Perché? Ma perché, zio? Quanto è quotato che cadi dentro a piedi? Non ti preoccupare, fra. La natura ci ha regalato le radici apposta. Sono saltate dentro tipo 15 rane. Adesso c'è solo una salitina e poi sono finiti i problemi, giuro. Forse. Ah, vieni. È alta così l'acqua. È alta così l'acqua. L'acqua è alta così. Ah, ok. Sì, io sono passato qua. Oh.
Questo non me lo son dimenticato, bensì l'ultima volta non c'era. Tu sei l'uomo dei problemi, fra. Aspetta che vedo di spostarlo. È bello marcio, eh? No, col cazzo. Vabbè, fa niente. Allora, dobbiamo superare questo e andare di qua. E poi da lì salire. Occhio però a non andare troppo avanti, perché lì l'acqua inizia a essere profondina. Ok. Fa andare giù la ruota, quando va giù la ruota tocchi, vedi? Vedi, tu devi andare indietro. Vedi, va di là da sola. Sono lavato. Vuoi fare una pausa? No, no. Sicuro? Andiamo a cazzo duro. Sei gasato? Tanto adesso i pezzi brutti sono finiti. Cioè qua è proprio finito il fontanile. Minchia zio, non sono proprio allenato in niente. No no no, ma lo sai che invece sta andando benissimo. E no, dico che è proprio il mio fisico. Non è abituato a fare sforzi di nessun tipo. Volendo potevamo continuare dentro nel torrente, però ho preferito uscire, sennò Ivan muore di energie. Quando sei vuoto di energie non riesci a fare più un cazzo. No, comunque veramente ragazzi, complimenti a Ivan, non insultatelo più di tanto. Ti ho portato fuori un sacco di gente alle prime armi. Andare così alla prima uscita con una moto, tra l'altro nuova perché non l'ha mai usata. Oh, bravissimo zio, veramente. Minchia, ma che stile c'hai, zio? Oh, ma va che non ti prendo per il culo, giuro, veramente. Ma che se devo dirti che sei un deficiente, te lo dico. Li lasciamo passare? Sì. Ma che belle. Questo cosa vuole? Quella è la chiave rottile, quella col pizzetto. È la manifestazione dell'animale. Manifestazione dell'animale. Ciao. Beh. Oh, quanto mi dai se ne rubo una? No. Quella lì piccola, la prendo. La prendo, me la porto via in braccio sulla moto. Ma zio, ma sono tantissime. Minchia, quante sono? No, zio, guarda giù là in fondo. Beh, ma come hanno fatto a portarle fin qua? Mica, ma come se la corrono queste, oh? Sto male. Oh! Oh! Quanto mi dai se ne mungo una? Ma dove sono le mammelle? Non lo so, se vuoi ne prendo una e glielo chiedo. Che guarda, un'albina. Ma... Scoppiato. Siamo? Ah, ti è scappato. Io volevo dirvi che abbiamo appena mangiato qualche snack e bevuto qualcosa. Adesso non so dove mi stia portando. Ah! Mai visto una pianta di rovi così grande? Poi andiamo a lavare le moto. L'altro giorno un ragazzo su Instagram mi ha scritto: non usi mai 701. Comunque cazzata, perché non è vero, perché lo uso. Però sto ragazzo mi fa: non lo usi mai, lo lavi sempre. Ma raga, fatto di lavare la moto sempre non è un male, eh. Sennò poi hai voglia di tirarla pulita dopo un po' di tempo. Mica, quanto sei alto? Figa, ma che allievo prodigio. Che grande Ivan! Che meno male che hai bassi sta moto, se no... bello questo Ivan, bravo Ivan! Caduto? Ma sapete perché? Ancora mi sono incastrato con lo stivale, porca puttana, nella pedana. Dove è finito? Ah, eccolo qua. Cosa hai fatto? Mi incastro con gli stivali. Non tocco, mi incastro con gli stivali nelle pedane e rimango su. Ti rimane tipo bloccato sulle pedane? Sì. Questo gas qua? Si è girato? Sì, mi sa che è pure rientrato perché non torna più. Dobbiamo smollarlo, tirarlo un pelino in fuori. E torniamo giù, dai che lo facciamo. Mi sa che ho disfato tutto quello che avevo nello zaino. Sono caduto di brutto. Ma proprio sopra. Porca. Figa, non cado a fare le robe e cado da fermo. Zio Pera, proviamo a sistemarlo, figa. Sono ritornato, porca troia. Sai dov'è che mi sono rotto il ginocchio io? Al secondo pilone. Qua c'è una salita, la vedi? Ma in piedi, dritta? Sì, sì, è un muro. Figa, non è più capace di pinnare. Bello il 300, eh? Devi farne due insieme. Ritorniamo a casa, però prima passiamo a lavare le moto. Yes. Puoi usare un po' quella. Minchia, se rende sta moto. Ma che bel falchetto.
culo. Una carburazione un po' grassina questa. Però vabbè, in realtà siamo a fine rodaggio, perciò procederemo a smagrirla. Però che trazione che c'ha. Qui c'è un trattore, zio. L'ultimo pezzo dobbiamo farlo per forza nel fontanile. Però vabbè, abbiamo saltato tutto. Babbo, una. Puoi scendere con questa? Boh, te provo questa ancora. Ma quanto è bello il 125, ragazzi! Ma quanto è bello! Ma quanto è bello il 125! A few moments later. Mica che bella che è questa qua, Iva, mamma mia! L'ho visto cadere! Cosa ha fatto? Cosa hai fatto? Ti sei accoppiato con la mia moto! Penso di essermi rotto un ginocchio. Fa niente, mi chiamata come sei lì! Hai misurato? Ma non l'hai visto il tronco? Certo, ma l'ho impennato per saltarlo. Hai fatto bene, cos'è andato storto? Tutto. Cosa? Il mio passo è andato storto. Destra, 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 destra. Va, va, va il porco, va il porco. Come gli piace il 300. Boh, quindi la via alle moto? No, boh, boh. Minchia, ma si può essere così? Dov'è che sono incastrato? Cos'è? Guarda lo zaino nella sella! Quindi ragazzuoli, noi speriamo che questa prima indurata vi sia piaciuta. Io mi sono fatto solo questo, ottimo risultato. Mi ha fatto anche fin troppi complimenti. Infatti oh, veramente, contento. Veramente. Quindi raga, niente, seguite me su Instagram, mi chiamo Ivan Giussani, seguite lui su Instagram. Io adesso vado, bella raga, ci vediamo nel prossimo video.